siamo qui nell'università, ci troviamo qui per la conclusione di una bellissima collaborazione che è nata tra il mio istituto, l'Istituto Superiore Amedeo d'Aosta, e l'Università dell'Aquila. Quest'anno abbiamo iniziato l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro prevista dalla legge 107 e i nostri alunni, come alunni dei tecnici, devono svolgere nel triennio 400 ore. È nata un'intesa con l'Università dell'Aquila che ci ha portato a diverse esperienze con mia grande soddisfazione hanno dato un taglio all'attività di alternanza estremamente qualificato, cioè abbiamo realizzato delle esperienze notevoli sotto il profilo qualitativo. Questa con la collaborazione nella gestione della piattaforma del Facility Management è una delle più significative. I nostri ragazzi hanno collaborato fattivamente alla messa in uso di questo sistema di gestione utilizzato dall'università, sfruttando le loro competenze e allo stesso tempo innalzandole attraverso la collaborazione con i tecnici dell'Università dell'Aquila. Sono molto contento di presentare questa iniziativa di collaborazione tra l'Università e l'Istituto Superiore Amedeo d'Aosta dell'Aquila, che riguarda un progetto di alternanza scuola-lavoro che è stato condotto con sei ragazzi di questa scuola che hanno fatto un lavoro, devo dire, veramente meraviglioso e che riguarda il Facility Management. Questo progetto è stato proposto all'IS d'Aosta ed è stato molto ben accolto dalla preside, che con grande lungimiranza ha capito che era un'iniziativa particolarmente interessante nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. La piattaforma che è stata presentata è una piattaforma di facility management di cui è già dotata il nostro Ateneo, e si tratta di un applicativo che si chiama InfoCAD FM, che permette la gestione degli asset, cioè dei beni, dei servizi e delle strutture, degli edifici dell'Ateneo. I ragazzi hanno svolto un lavoro, devo dire, davvero eccezionale, perché hanno effettuato la mappatura di tutti i laboratori di ricerca e didattici dell'Ateneo, digitalizzando i dati e immettendoli sulla piattaforma. Il frutto di questa collaborazione sarà l'attivazione di nuovi servizi in questo Ateneo che riguardano specificatamente il supporto del Facility Management. In qualità di amministratore della piattaforma InfoCAD FM ho avuto modo di collaborare in maniera quotidiana con gli studenti o alcuni di essi, vedendo in remoto e dando il mio supporto il loro lavoro, che è stato veramente molto molto importante. Si sono impegnati veramente tanto, insomma, in questa. Vedevo popolare tutte le stanze di tutti gli oggetti che loro man mano caricavano sulla piattaforma in nostro possesso. Il progetto del Facility Management è stato sviluppato da noi ragazzi nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Dobbiamo svolgere 400 ore in tre anni su progetti che possono essere realizzati in aziende pubbliche e private. Questo progetto si sta sviluppando nei vari paesi del mondo. Le organizzazioni e le attività pubblico-private possono appoggiarsi a questo progetto appunto perché è una piattaforma che riguarda tutto il patrimonio immobiliare dei singoli edifici. Noi con l'Università dell'Aquila abbiamo sviluppato questo appunto progetto, ci siamo trovati molto bene perché comunque siamo dei ragazzi che adesso stiamo gettando le basi in questo lavoro. Allora, questo progetto, come ha detto la mia compagna di alternanza scuola-lavoro, è stato steso per Luca Testa, e il quale scopo del progetto era quello di catalogare ogni oggetto dei vari laboratori dell'Università appunto dell'Aquila.